E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Altro video di Foot. Ormai mi ci sto intrippando troppo. E ragazzi, modifico un attimo il nome del club, un attimo. 2000 years later. Niente, ho modificato il nome club perché in sostanza mi dava un pacchetto argento. Tanto ragazzi, più che altro no, vabbè, non l'ho fatto per il pacchetto argento, quanto più che altro per gli XP, che voglio riuscire a poter fare qualcosa di sostanzioso questa stagione. Intanto vabbè, apro questo pacchetto argento che ovviamente non mi servirà un cazzo. Allora, da titolo appunto Foot stagioni e Milan Fiorentina. Foot, ovviamente vabbè, bestemmeremo come il porco, ma ormai questa è, l'abbiamo capito, l'abbiamo appurato che ormai qua è una causa persa. Ma non giocheremo le Rivals, non giocheremo Foot Champions, perché a parte che veramente sul cazzo i Foot Champions, giocheremo le amichevoli Foot capolavoro manageriale. Perché? Perché ragazzi, voglio prendermi quello stronzo di Deulofeu 86 da mettere nella formazione quella titolare, 4-4-2 a sinistra, fanno 4-4-2 appunto al posto di Insigne, lasciare Arthur e Luis Alberto centrali e mettere davanti, quando avrei soldi, Mertens e Immobile. Questa è la mia formazione, andremo a affrontare una Serie A e quel Berardi lì mi preoccupa alquanto. Dovrebbe essere Bruno Perez con l'81 della Roma e sicuramente questo qua farà dei cambi all'inizio e metterà... Questo qua c'ha qualche arma in panchina, se no la vedo dura che giochi la partita con questa formazione. Detto questo ragazzi, andiamo. Ok, ha un pressing tipo asfissiantissimo. E si comincia. Questo capolavoro manageriale, ragazzi, le difese. Mi tocca giocare con Ayan, signori, Ayan. Dai Hakimi, sei l'unico buono di questa squadra. Dai Hakimi, mettila dentro, verso... Oh yeah. Oggi filtranti non vanno. Guardate com'è bene schierata questa difesa. Guardate com'è bella schierata. Perché la mia non lo è mai? Comunque ragazzi, c'è da correre ai ripari. C'è da correre assolutamente ai ripari e mettere qualcuno che là davanti corra. Ovviamente se li metto titolari questi qua, a parte che nel caso di vittoria, cosa che tipo capita raramente, non me la conteggerebbe, ma mi aumenterebbe non di poco la valutazione generale. Quindi Rodrigo corre, Morata tira. Questi sono gli unici cambi che mi rimangono, che posso fare in sostanza per non scattare a 78 e quindi di conseguenza non poter giocare la partita. Kick off glitch? No, rigore! Bello, perché interviene con un giocatore? E che succede? Ti fa scivolare l'altro! Ah no, è punizione! Che culo! Mi sa che la passa! E pensate ragazzi che ho trovato un modo per mettere in porta Consigli, che bene o male... Avete visto anche prima, qualche parata la fa. Ma non possiamo sbagliare le ripartenze così. Perché siete tutti appiccicati come la merda? Via. Ehi, va bene, dai. Mi stai prendendo per il culo. Ma davvero? Tutti appiccicati come la merda. Cioè, ma avete freddo? E comunque mai qualcuno che si propone nei contropiedi. Hakimi lo puoi prendere solo tu. Madonna, ha preso il palo sotto le gambe. Non ho parole. È Morata che sbaglia un'altra volta. Ormai è già il terzo video che Morata fa fare gol agli avversari sbagliando gli stacchi di testa.
Cioè, è una cosa veramente abominevole. Guarda, guarda Morata! Ehi! Oddio, cos'è più veloce di Bruno Perez? Ovviamente, che fa Dominguez? Gli va addosso! Gli va addosso, signori! Dominguez! Sveglia! Sveglia, Dominguez! Sveglia, Dominguez! Questi inserimenti! Come mi fanno girare le palle? Perché non vi inserite alle spalle? Spiegatemelo! Datemi la motivazione! Già il terzo video che ci faccio a botte con questa cosa! Cioè, è un glitch che mi vuoi fare apposta? Io non lo so! O io veramente non lo so! Ma io non ho parole! Cioè, è un glitch che mi vuoi fare apposta, questi non inserimenti! Cioè, ti lasciano il buco! Mettiti dentro! Infilati! No, no, no! Figuriamoci! Ma Hakimi! Il lag di merda! Ora anche il lag di merda! Ottimo! Cioè, come se già non ce l'avessi un po' tutte contro! Oh, bravo Dominguez! Guarda Rodrigo! Guarda Rodrigo, cazzo! Guardalo Rodrigo! 2-1! Andiamo! Sfruttiamo l'errore difensivo a nostro favore! Gol di Rodrigo! Questo lag mi preoccupa alquanto! Gol di Rodrigo! L'unico che corre, l'unico che si inserisce, ragazzi, perché purtroppo è la nuda verità. È la nuda verità. No, 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 no! Che culo, che culo! Non si può arrivare a questi punti. Hai fatto bene, Perisic, hai fatto bene. Non ha anche ammonito, grande. Oh, che culo. No, vabbè, non è possibile. Bene, no, che adesso sono in ultra difensiva. Tanto Morata che sbaglia questa palla di testa. Beh, ovvio. Non è possibile che io in ultra difensiva soffra così tanto. Non è possibile che la mia difesa sia così aperta. In ultra difensiva, signori. Santon di merda. Ecco il 3-2. Dai, Ayan. Bravo Hakimi. Ma che siluro di Achraf Hakimi. Achraf, come si dice? Si è mangiato tutta la difesa! Peccato che non è un attaccante, signori! Ho provato a schierarlo come punta centrale, ma non funziona. Che cavalcata! Vabbè, poi arriva Perisic che ha 2 di velocità scatto e... No, il contropiede no! Osimhen in velocità no! Ma perché Osimhen sposta Radu? Perché Osimhen sposta Radu? Me lo spiegate perché Osimhen sposta Radu? Vai, 3-3, ciao! Oh ragazzi, non riusciamo a fare niente! Cioè, mettersi dietro... Piuttosto, mettiamoci in avanti, che almeno la difesa scoperta c'è una valida motivazione. Qui c'è qua, no! No, non c'è la valida motivazione. Guardate qua. Gol! Ale! No! Ata di culo. Beh, è che non voglio andare supplementari. Cioè, piuttosto mi faccio un autogol e perdo la partita. Io non ci voglio andare supplementari, perché ci fanno il culo! No, vabbè, non ho. Non ho parole. Hakimi, attacca lo spazio. No, ti tocca farlo a Rodrigo. Guarda Perisic! Ivan! Perisic! Che inserimento! Sono queste le cose che voglio vedere, cazzo! Sono queste le cose che proprio fanno sbobbare l'anima! Che cazzo! Ecco, ora fai cambi, ora è un problema. C'ho questo Livas. Già il nome fa ridere.
E il problema è che non posso mettere nessun altro, perché cioè metto Livas, tolgo Radu, togliamo Radu. Tra l'altro anche già ammonito. Vediamo chi mette. Farà un kick off glitch secondo me. Metterà Cristiano Ronaldo o Adama Traoré. Ecco, Sam Maximan, un contropiedista. Kick off glitch. Cosa vi ho detto? Cosa vi ho detto, signori? Via, 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 vai Hakimi, vai Hakimi, vai Hakimi, vai Hakimi. Bravo, Morata, Morata, Morata. Non pensiamo a fare gol, non pensiamo a fare gol. Pensiamo difensivamente, pensiamo difensivamente. E Rodrigo però, non mi puoi sbagliare. Bravo. E beh, ovvio. È tuo. Ehi. Esce, ehi, esce, esce sto cazzo. Esce sto cazzo, contropiedista Maximen, ve l'ho detto, contropiedista. Pensiamo difensivamente, sta merda. Ehi, facciamo il giro tondo intorno alla palla, dai, 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 facciamo il giro tondo intorno alla palla. Qua ci si becca il 5-4, dai. No, no, no. Che culo consigli, che culo consigli. No, i supplementari no. Ma no, 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 fanno gol adesso, fanno gol adesso, fanno gol adesso. È tua, è tua. No, a calcio d'angolo, che palle. Non potevi spazzare la rimessa laterale. Ultima azione, Morata, Morata. Ma la stavo facendo l'ultima azione. Ma che cazzo fischi? Che cazzo fischi? C'era Hakimi pronto ad andare in gol. C'era Hakimi pronto ad andare in gol. Maledetto Muriel. Maledetto Muriel. Maledetto Muriel. Supplementari. E qua, e fu qua che la partita fu persa. Fu qui, ragazzi, i supplementari non li reggo. Supplementari, ragazzi, non li reggo. Sono più forti di me, ragazzi. Io supplementari faccio veramente fatica. Ieri, oh, 4-4 finì, persi, ho perso 8-7 ai supplementari. Dillo a FIFA. Come facciamo a prendere contropiedi quando sei in vantaggio? In vantaggio prendi contropiedi? Perché? Perché? Perché, signori? E tra l'altro abbattono loro, quindi ci sarà anche un potenziale kick off glitch. No, battiamo noi, strano. Ehi, vaffanculo. Sei la vergogna di questa squadra, Perisic. Avrà anche fatto un gol. No! No, ancora lui! Vaffanculo, il contropiede di merda. Perché a me non mi riescono i contropiedi? L'avevo detto, ragazzi, se si va ai supplementari è persa. È persa. È persa. È persa ai supplementari questa partita. Altro contropiede. Oh, ma chi lo ferma questo qua? Cazzo fai, Dominguez? Ma chi cazzo c'è nel mezzo? Ehi! Bravo, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! E parate bug! Assurdo! Oddio, me la vuoi proprio far... Me la vuoi proprio far perdere! Me la vuoi far perdere apposta! Me la vuoi far perdere apposta, dai! Oh. Io non ho... Non ho parole! Non ho... Dico che non ho parole per non dire... quello che in realtà ho... Dai, ma mi fai veramente aspettare tutto il tempo della pausa. Ha fatto 5 gol sul contropiede, eh. Cioè, ve lo vorrei dire che ha fatto 5 gol sul contropiede. Dai, sorprendimi, su. Fammi kick off glitch e fammi il sesto gol, dai. Fammi kick off glitch e fammi il sesto gol. Lento. Bravo Hakimi, bravo Hakimi. Sfondala quella porta. Ehi, domani. Domani sfondala quella porta, Hakimi. Ehi. E tanto noi continuiamo a tirare beatamente. Ecco il contropiede.
Ecco il contropiede! Ecco! Che culo! Che culo, dai! Facciamo noi un contropiede? Lo facciamo noi un contropiede? Vai, Rodri! 92 di velocità! 92 di velocità, signori! 92 di velocità! Ripeto, per chi se non fosse chiaro, 92 di velocità! E mi fa queste merdate qua! Ok, possiamo fare noi il contropiede adesso? Ma Dominguez è handicappato! Dai, dai Perisic! Dai Perisic! Ce n'è uno al centro! Ce n'è uno! C'è Rodrigo al centro, cazzo! Dai, 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 dai! Un contropiede fatto a modo, finalmente! Ed ecco qua che adesso con un altro contropiede fecero il sesto gol. O col kick-off glitch. Ok, riusciamo a resistere 3 minuti? 3 minuti, senza prendere gol. Via, dietro. Via consigli. I rinvii! Consigli! I rinvii! I rinvii! Non ti chiedo tanto! No! Non ho parole. Bravo consigli! Bravo consigli! Bravo consigli! La devo mandare in angolo quella palla. Bravo consigli! Bravissimo consigli! Bravissimo consigli! Bravissimo! Bravissimo! Sei un campione nato, consigli! I rinvii! Perché cazzo rinvii basso? Rinvia alto! Nei cieli! Nei cieli rinvia! No, rinvia basso! Ovviamente sui piedi dell'avversario! Sui piedi dell'avversario ovviamente rinvia, non rinvia! Alto! Lungo! No, rinvia basso sui piedi dell'avversario! Gioco di merda! Gioco di merda! Gioco di merda! Gioco di merda! Continuiamo la nostra serie di non vittorie, non vinciamo una partita dal primo episodio su Foot. Adesso abbandona, andiamo a giocarci le stagioni, sperando che almeno qui si riesca a fare una partita degna di nota, una partita decente, una partita onesta. Ovviamente ha parato di tutto, ha parato veramente di tutto, Reina. Vediamo se almeno con la stagione riusciamo a fare una partita dove non bisogna veramente scalmanarsi. È un giocatore veloce, un giocatore forte, ti risolve tutte le partite. Saint-Maximin, Adama Traoré e anche Rodrigo volendo. Oh, poi ovvio che se si andava ai rigori non l'avrei vinta. Non l'avrei vinta comunque. Andiamo contro chi siamo? Borussia Dortmund, Holland, Royce, Burki, signor. Il bug, Burki. Meno male che ho messo il matchmaking restrittivo, quindi... Squadre simili alla mia. A meno che abbiamo un 88 che alza assolutamente la media, ma 88 non è perché ragazzi Koulibaly fa veramente pena. Cioè... Adesso... Eccolo qua, il primo buco suo. Vai Lozano. Mettila per Mertens. E vabbè, c'è Gesù Cristo. E vabbè, gol di Osimhen, ma ovviamente. E c'è fuori gioco, no? Perché gol non li posso segnare. No, non mi è concesso segnare gol. E beh, ovviamente entra sulle gambe. Questo non è fallo. No, è fallo anche questo! Ma io non ho parole! Non ho parole, signori! Non ho parole! È fallo anche quello! Quell'altro era fallo, per carità, ma è stato veramente stupido a farmelo fare! Niente, è fallo anche questo! Ma possibile? Si può recuperare palla senza fare fallo? Si può recuperare palla senza fare fallo? A questo punto scivolo e l'infortunio che ci godo un po' di più! Dai, fai gol, dai! Sì, ma non può laggare così, Non può laggare così. Bravo, bravo. Bella palla per Mertens. Bravo, difendila. Gesù Cristo che spunta all'ultimo. Gesù Cristo che spunta all'ultimo. Gesù Cristo che spunta all'ultimo.
Ehi, Osimen, ciao! Io voglio una prestazione di Osimen come quella contro di me, eh? Cioè, parlo chiaro. Parlo chiaro e senza filtri. Bravo, Osimen! Fagli il pallonetto! Fagli il pallonetto! Fagli il pallonetto, Osimen! Fagli il pallonetto, Osimen! Anche con lag! Fagli il pallonetto! Dai, dai, dai! Dai! 1-0. Mi sta andando a puttane la connessione. Sta andando a puttane la connessione. Lozano? Guarda Osimen! Burki, l'ho detto ragazzi, che Burki è un grosso, grosso problema. Vai Manolas! Dai, ma davvero? Mertens almeno tu. Ciao. Oh my gosh. Tanto qua vincono loro. Io ho la vaga impressione. Dai, ma lag di merda. Lag di merda. Io ho la vaga impressione, ragazzi, che... Buono, vai Osimen, vai Osimen. Mettila a giro, mettila a giro Osimen. Mettila a giro Osimen. Sto lag, sto lag. Ha chiesto la pausa e quindi questi sono problemi. Dai, hai chiesto la pausa, quindi vuol dire che ora vuoi fare qualcosa. Ah, un cazzo, ottimo. 2-0, mi chiudo dietro, ti sa mai. Sono questi gli inserimenti che voglio, sono questi che nell'ultimate team non mi fate fare mai, 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 mai una volta. Vai Osi, vai Osi, guarda. No, troppo tardi per Bakayoko, troppo tardi, troppo fottutamente tardi. Sì, ma non posso giocare così, non posso giocare così, connessione di merda. Lozano, 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 ne scarta due, ne scarta tre. Ovviamente arriva il momento più importante e fa le cacate. Ragazzi, Koulibaly incredibilmente sta giocando bene. Koulibaly incredibilmente sta giocando bene. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo, ragazzi? Gol della merda? No, perché Burki para? No, ma non posso giocare con sta connessione del cazzo. Acquittato, 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 acquittato su 2-0. Che cagasotto che sei. Vabbè, a questo punto andiamo a fare Milan-Fiorentina. A questo punto, ragazzi, meglio così, l'episodio è più corto. Vorrei poter fare tante partite, ma a parte che molte sono farcite di gol, quindi verrebbero comunque lunghe. E poi, ragazzi, già 40 minuti di video sono veramente tanti. E che Milan-Fiorentina sia. Domenica a San Siro alle 3. Una delle due partite sostanzialmente più importanti di questo fine settimana. Ah, non mi posso lamentare di come è andato finora questo episodio. Ragazzi, una sconfitta al 120esimo mi pesa. Però ragazzi, molte volte tu ti trovi veramente a sbattere contro un muro. Che su quello proprio non ci può fare niente, cioè non saprei neanche come spiegarvelo. E quindi niente, ragazzi. Insomma, ragazzi, questa è la formazione. Intanto ovviamente ho tagliato la parte, l'ho sistemata. Non ci sarà Ibra, ho messo l'altro titolare, dovrebbe esserci lui. E soprattutto almeno non dovrebbe esserci il lag a questo giro, che è già qualcosa di positivo. Meno male che comunque mi è capitato un lag contro una formazione, cioè contro uno che non è che fosse tanto forte. Banda alle ciance, diamo la Fiorentina come c'è nel campo. Tra l'altro la Fiorentina c'ha Ribéry, ma Ribéry a regola non dovrebbe esserci domenica, poiché fermo per infortunio. Quasi sta stringendo le mani. Adesso faccio vedere le due formazioni, quella che ho schierato anch'io. Ma a dire la verità, ho evitato di mettere Rebic punta, perché secondo me Rebic non è una punta. E in sostanza ho tenuto la formazione base, ho tolto Ibra e ho messo Leao. Quindi Donnarumma, Hernandez, Romagnoli, Chiare, Calabria, che sì, Benacer, Çalhanoğlu,
Rebic, Salemakers, come cazzo si dice, Salame Coso, e là davanti Ibrahimo, Oghe, Castiglia, Cotonali, Conti, Dalò e Tatarusanu in panchina. Fiorentina invece con Dragoschi, 22 mi pare Pezzella, no, Caceres, Pezzella, Milenkovic, 34 è Amrabat, Biraghi col 3, Castovini col 10, Bonaturo col 5, Caicon col 67, sì, 77. Davanti Ribery e Kwame, Cutrone, Vlaovic, Pulgar, Duncan, Lirola, Igor e il secondo portiere in panchina. Iniziamo signori questo pronostico e ovviamente devo invertire i comandi come sempre. Vabbè, Biraghi e Messi, ho capito. Biraghi e Messi. Bravo, bravo, grande Donnarumma. Quattro e mezzo, Leao. Alto. Perché? Vabbè, l'hanno sbilanciato. Buona, buona occasione per il Milan. Leao! 1-0 Milan! Filtrante di... che sì, mi pare. Esulta Leao con la sua esultanza caratteristica. E fa 1-0 nel pronostico di Milan-Fiorentina. Mettere i pronostici insieme a Foot e alle stagioni. Vedo che è una cosa che sta momentaneamente funzionando, quindi... vedo e penso di andare avanti così. Vedo che comunque è una cosa che funziona. Però questo metodo, così magari non faccio due video, ne faccio uno e cerco di includere tutto. Buona per Rebic. Carica al sinistro, Dragoschi, spinge lì, Çalhanoğlu, Hakan, Çalhanoğlu, 2-0. Sinistro micidiale di Rebic. Respinge Dragoschi, palla rimane lì. Gioco da ragazzi per Çalhanoğlu. Comunque ha fatto molto bene San Siro, cioè anche le ombre finalmente hanno un loro senso. Una volta tipo tutto il campo illuminato, mi ricordo vecchi FIFA 13-14. E ora invece hanno capito che c'è solo tipo verso quell'angolo laggiù. E niente. E quindi ragazzi si va su 2-0. Buona per Leao. Buona per Leao. Pallonetto. 3-0. Ok, forse mi devo fermare qua. Forse mi devo fermare qui. Com'è, quanto cazzo è comodo avere un attaccante veloce. È una cosa che purtroppo, una sensazione che non provo mai, perché con Ibra, anche Morata, parliamoci chiaro, non è che corra tantissimo. Però vabbè, almeno su FIFA, però in realtà anche Ibra corre nella realtà. Poi FIFA, sappiamo che fa gli overall un po' giocando alla tombola. Buono Leao. Ah, questa volta è fuori, dai. 23 minuti, 3-0. Il problema è che poi, se poi gioco a livello leggenda, 3-0 ci perdo, quindi devo trovare qualcosa di equilibrato. Poi ragazzi qua, quindi dovrò un po' trattenermi. Quindi ora faccio come ho fatto contro, come ho fatto in in Chelsea Tottenham. Cerco solo gol belli. Però Leao, vabbè dai, questo lo sono concesso. Ok, a parte gli scherzi, io mi auguro che il Milan si porti assolutamente a casa questa partita. Cioè me lo auguro veramente con tutto me stesso. E anche perché la Fiorentina non ha trovato il gol nelle ultime tre partite. Ovviamente parlo della realtà, cioè ci mancherebbe altro. E non avendo trovato il gol nelle ultime tre partite, mi auguro che non lo trovi neanche domenica. Però ragazzi, staremo a vedere. Rebic va al centro verso Salemakers, fuori.
e si va a riposo. Buono questo filtrante per Rebic. Fuoco. Vabbè, ormai sta dilagando. Mi sa che non è più pronostico quando partita presa e messa lì. Se Milan vincesse 5-0, io sarei più che contento, soprattutto senza Ibra, che ormai, come detto nel video, andate sul canale, è uscito ieri l'altro mi pare, sono giovedì sera, di lì il Milan, ho detto che senza Ibra siamo la stessa squadra dell'anno scorso, e prove me wrong. E se vincessimo col 5-0 senza Ibra sarebbe perfetto. Palla per Bonaventura, gol della Fiorentina, 5-1. Gol dell'ex, non dovresti esultare, eh? Non dovresti esultare, signore, non dovresti. L'inchino, signore, di Jack Bonaventura. Che cazzo c'ha sul petto? Perché è Minecraft, lui non di Minecraft, signori. Minecraft in FIFA, vogliono i diritti anche lì, eh? Minecraft, signori. Vabbè, gol della Fiorentina. Leo da fuori, Dragoschi in angolo. Chiar da fuori, Dragoschi. Oh, se faceva gol di lì, Chiar. Penso sarebbe stato il gol più bello che ho fatto su FIFA da sempre. Sessione gol della Fiorentina con Vlahovic, 5-2. Ma c'è fuori gioco. C'è fuori gioco. Niente, 5-2, signori. Vabbè, tanto. Penso di essermi la gestita già abbastanza bene di mio la partita. E che vada bene così. Sinistro, fuori di Vlahovic, mi pare. Tonali per Bennacer, chi se ne frega. Leao da fuori, Dragoschi, in angolo. Beh, Casieco per Saremakers. Palla verso Romagnoli. Sì, ciao. Palla per Vlahovic, 5-2. Palla rete della Fiorentina. Ovviamente avete ben visto che avrei potuto fare altri 10 gol come minimo, ma mi accontento così. Tranqui. Almeno facciamo tornare la Fiorentina al gol dopo un po' di tempo. C'è calcio e punizione al limite, fallo di Biraghi. Vediamo se lo va a monire. Anche se la vedo dura. No, dice basta stronzate. Ci va Çalhanoğlu. Qua prova a fare gol. No! È tirata anche bene. Leao. No! Çalhanoğlu! Il gol della vita! Finisce qui 5-2, finisce questo episodio, ragazzi. Molto amareggiato dalla prima partita. Molto amareggiato, perché prendiamo gol con una facilità che è veramente disarmante. Non contento neanche della seconda, perché alla fine quello scemo poteva tranquillamente giocarsela. Cioè, 2-0 al trentesimo stavamo. Poteva tranquillamente e senza problemi rimontarla quella partita. Poi non so come sarebbe andata a finire. Ovviamente io stavo giocando nettamente meglio. Cioè, veramente, parliamone. Ma a parte quello, signori, niente da dire. Noi proviamo a vederci domani con Roma. Proverò a fare un altro video del genere, con incluso anche Roma e Napoli, partita molto molto importante di questo torneo in Serie A. Vado a riposarmi e ci vediamo domani o prossima settimana, vediamo, quando voglia, quando tempo, quando ce la faccio. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie.